sbagliata. C'era una volta un pezzo di legno, uno di quelli che vengono bruciati nelle stufe o nei camini per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Sapete di chi è questa casa? È di un vecchio falegname, Mastro Antonio, detto Mastro Ciliegia. La storia che vogliamo raccontarvi ha inizio proprio in questa casa, quando una sera Mastro Ciliegia ritorna alla sua casa con un pezzo di legno per ricavarne una gamba per un tavolino. Di chi è questo curativo? Ora faremo i conti di tutti i danni che hai fatto.
Di chi è questo burattino? Ho detto di chi è? Silenzio! Che bel padre che siete! Vostro figlio è una vera peste! Mi è scappato di casa di mio figlio! Male, sono uno scemo che farebbe scappare un burattino da suo tornato. Ora, questo viene con lui. Ma chi è questo? Pinocchio, non me l'aspetta! No, signore! Lei ha ancora qualche multa da pagare, se non avete andata in prigione non gliela deve fare. Ci ha curato, figliolo! Yeah.
Del regalo di Mangiafuoco e uscito dal teatro si mise a camminare di buon passo verso la casa del babbo. Ma Pinocchio si fece distrarre da un'altra tentazione. Aveva infatti incontrato per strada due strani personaggi, un gatto cieco da entrambi gli occhi che portava dei grandi occhiali di sole e una volpe che camminava con un bastone poiché era zoppa da una gamba. Salve Pinocchio! Salve! Ma come sapete il mio nome? Conosciamo molto bene il tuo babbo. Il tuo babbo? Poverino, l'ho visto prima fuori di casa e maniche di camicia che fermava dal freddo.
Ma questi sono usciti come pedoro e così il mago guadagna più di 100. Arrivederci. Che peccato, quelle 5 monete d'oro potevano diventare 100, 2000, 10.000. 10.000? Ma come? Andando nel paese dei Barbagianni. Barbagianni? Caro Pinocchio, devi sapere che in questo paese c'è un campo detto, campo dei miracoli. Quando saremo lì, scavi una buca, metti le monete, le ricopri, annaffi e poi troverai tante monete tutte per te. Per te! Forte! Allora andiamo subito! Pinocchio, il gatto e la volpe si incamminarono verso il campo dei miracoli. Prima, però, i tre fecero una sosta all'osteria del Gambero Rosso. Lì, il gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 teglie al pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. La volpe, poiché il medico le aveva raccomandato una strettissima dieta, si limitò a mangiare una semplice lepre con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di gallette di primo canto. Pinocchio invece mangiò solo uno spicchio di noce. Poi i tre si ritirarono nelle loro stanze con l'accordo che a mezzanotte sarebbero stati svegliati dall'oste. Signor Pinocchio, è mezzanotte, deve andare al campo dei miracoli. Eccomi, ma i miei amici dove sono? Sono già 25 ore fa, hanno tutti i miei permessi e sono dovuti andare. E la cena almeno l'hanno pagata, spero. Oh no, non volevamo che nessuno mi ha preso la vostra cavalleria. Peccato, questo affronto mi avrebbe fatto molto molto piacere. Vabbè, tenga. Grazie. Arrivederci. Ehi, chi va là? Sono io, sono lo spirito del grido parlante. Cosa vuoi ancora? Torna indietro, porta quattro zecchine al tuo povero babbo, che piange e disperato perché non ti trova più. Domani il mio babbo sarà ricco, perché queste non saranno più 4 monete, ma diventeranno 100, 2000, 10.000! Bene, torna indietro, non ti fidare di quelli là. Io invece voglio andare avanti. Che vuoi, tuo Pinocchio, che il giro ti salvi dagli assassini. Sì, vabbè, che non gli assassini, ti sei preso a tutti da letto. I due assassini, ossia il gatto e la volpe, legarono il povero Pinocchio ad un albero lì vicino. Per tutta la notte Pinocchio pensava a suo babbo, che non vedeva mai da molti giorni e che sicuramente era in pena per lui. Un pensiero lo avevano dedicato anche al povero Grillo, che gli aveva detto più e più volte di non mettersi nei guai e di comportarsi bene. L'indomani mattina, una bella signora, la fata turchina, si recò insieme al suo maggiordomo Medomo vicino all'albero, dove Pinocchio era legato. I due portarono il burattino nella casa della fata e qui lo distesero sul letto. Allora, signori dottori, questo burattino è vivo oppure morto? Allora, signora fata, per me non ci sono dubbi. Il burattino è morto. Mi dispiace dover contraddire il mio collega, ma il burattino è vivo. Un burattino non può morire, a meno che non venga bruciato nel fuoco. Bene, signori dottori, direi che se il morto è sbadigliato, questo è un segno evidente che è vivo e che non ha più bisogno delle vostre cure. Vi ringrazio molto. Medicina, Pinocchio, bevila, ti farà guarire. Poi ti
darò una caramellina di zucchero per rifarti la bocca. Senti, Fatina, io la medicina me la bevo, però prima voglio la caramellina. Va bene, Pinocchio. Ah, era proprio buona quella caramellina. Ma no, non la voglio bere, quella medicina amara, non mi piace. Morirai se non la berrai. No, non voglio morire. Forza, dammela. Non appena salto dal letto, Pinocchio raccontò alla fata la sua storia. Le raccontò dalle monete datele da mangiafuoco, degli avvertimenti del grillo e di come gli assassini lo avevano catturato e legato all'albero. E adesso le monete dove sono? Le ho perse. E dove? Nel bosco più vicino. Se le ha perse più vicino andiamo a cercarle, le ritroveremo. No, no, Fatina, adesso che mi ricordo bene bene le monete non le ho perse. Bravo, Pinocchio. Le ho investite mentre bevevo la medicina. Pinocchio, vai un attimo nella tua stanza e guardati allo specchio. Perché, Fatina, forse non mi sono pettinato bene stamattina. Io non ho mai pettinato i miei capelli, sono di lì. No, Pinocchio, fai come ti ho detto. Ma Fatina, Pinocchio è diventato un qualunque, non lo voglio, non mi piace così. Caro Pinocchio, devi sapere che le bugie sono di due tipi. Alcune hanno le gambe lunghe e altre hanno il naso lungo. E io dico quelle con il naso lungo. Fatina, le monete non le ho perse, ce le ho io. Bravo Pinocchio, bisogna sempre dire la verità. Adesso vai a specchiarti di nuovo e il palazzo tornerà normale. Fatina, Pinocchio tornerà normale. Grazie, ciao ciao. Ciao Pinocchio. Ho incontrato gli assassini. Gli assassini? Oh mio Dio, le monete? Le monete? Oh no, le monete non le ho potute prendere. Ma dai, adesso andiamo al campo di miracoli per aprire di arrivarci. Pinocchio, il gatto e la volpe si misero a camminare. Ma il campo dei miracoli era molto distante. Bisognava camminare 2 ore per arrivarci. Immaginate voi quanto ci misero i nostri 3 personaggi, considerando che la volpe era zoppa e il gatto non ci vedeva. Insomma, arrivarono dopo 4 ore di cammino. Pinocchio, però, si rianimò alla vista del campo. Benvenuto Pinocchio al campo dei miracoli! Wow! Ma dove sono gli alberi? Non ci sono perché la gente ha raccolto i loro soldi. Presto, scava una buca! Dove la scavo? Scavala lì! Lì, lì! Adesso Pinocchio, vai a farti un giro nel toglie delle acchiappa 5 monete. Quando tornerai, tra mezz'oretta, ritroverai tante monete tutte per terra. Perfetto! Oh, grazie gatto, grazie, voi siete davvero le persone per bene. Pinocchio andò a farsi un giretto nel paese di Acchiappa Citrulli. Nel frattempo, però, le 2 persone per bene, il gatto e la volpe, stavano rubando le monete di Pinocchio. Dopo una mezz'oretta, Pinocchio fece ritorno. Si mise a scavare, ma non trovò niente. Ma uffa, ma dove sono le mie monete? Oh, povero Pinocchio, te l'avevo detto di non fidarti. Quei due, mentre tu eri nel paese degli acchiappacitulli, ti hanno rubato tutte le monete. Ma che rimasta al sole a approfittare così della gente? Adesso vado dal giudice del capocitrulli a farmi giustizia, gliela faccio vedere io a quei là. Pinocchio andò dal giudice del capocitrulli, ma questo lo condannò a
4 mesi di prigione. In effetti è anzitutto dal momento che si è fatto avvindolare in quel modo. Non appena fu liberato, corse subito verso la casa della fata. Avendo un po' di pane, entrò in una vigna, ma lì rimase intrappolato in una tagliola. Ma tu sei un delinquente e adesso vieni con me. Visto che è morto il mio povero cane, Melampo, ora toccherà a te rimpiazzarlo. Se vedi un ladro, non dovrai far altro che abbaiare. Ci siamo intesi? Non devi dire sì, devi abbaiare. Su, forza, fammi sentire. Bau, bau. Più forte, eh? Bau, bau, bau. Se stasera piove, potrei metterti nella cuccia. E... che non l'avrebbe più rivisto e pensò anche a tutte le sciagure erano cominciate il giorno in cui aveva venduto il suo vegetario. Decise quindi di avventurarsi dentro la pancia del pesce cane e lì successe una cosa incredibile. Oh povero Pinocchio mio, non lo rivedrò mai più. Chi è? Chi va là? Sono un tonno, glu glu, e voi chi siete, glu glu? Ah, salve signor tonno, io sono un povero babbo, che da tanto tempo che non vede il suo povero figliolo che ha fatto con tanto amore. E come si chiama questo vostro figliolo, glu glu? Si chiama Pinocchio. E da quanto tempo è che non lo rivedete più, glu glu? E ormai è tanto tempo, quel brutto monello sta facendo morire di crepa cuore il suo povero babbo. Ma se lo vedessi ora, che cosa gli direbbe, glu glu? Cosa gli direi? Anche se sono molto arrabbiato con lui, lo abbraccerei, lo bacerei e lo spingerei forte forte. E gli direi che sono l'uomo più felice del mondo. E allora è una sorpresa per lei, glu glu. Babbo, non sono un tonno, sono io, il tuo figliolo Pinocchio. No, Pinocchio, stavo perdendo le speranze, ma credevo di non incontrarti mai più. Babbo, adesso però non devi fare questi brutti pensieri. L'importante è che ci siamo incontrati e che adesso siamo insieme. Però non dobbiamo andare. Pinocchio, ma io non sono tale. Non ti preoccupare, ti aiuto io. Andiamo. Oggi festeggeremo insieme.
insieme ai tuoi compagni di classe l'entrata nel mondo dei bambini fatti per bene. Sì, non vedo l'ora. Basta ragazzi, andiamo per fare lezione. Oh, io l'ho già detto, ma sta arrivo. Va bene, Pilato, ma fai un veloce. Ehi, ciao, burattino. Ciao, chi sei? Io sono Lucignolo, e tu? Io mi chiamo Pinocchio. Che nome strano. Io sto andando a scuola, vieni anche tu? No, io non ci vengo, io sto per partire. Partire? E per dove? Per dove? Per il paese dei balocchi. Sai, è un posto stupendo. Mi hanno detto che ci sono giochi provenienti persino dal futuro. Dal futuro? Eh sì. Bello, sono molto felice per te. Ma vuoi venire pure tu? No, io non posso venire, io sono un ragazzo per bene. Ah, peccato, non sai quello che ti perdi. Io non ci voglio venire, ma per curiosità, quanto si paga per venire? Ma niente, è tutto gratis. Allora dai, vieni. No, anzi sì, no. Andiamo, Lucille. Dai, andiamo. Di là. PlayStation. C'è scritto PlayStation. Che nome strano. Ascolta, io vado a vedere se di là ci sono altri giochi, va bene? Tu aspettami qua.
Ma non mi importa. Lucine, Pinocchio, vieni, presto, vieni a vederti là. Ci sono di quelle cose, mamma mia. Vabbè, ciao babbo, io vado a scuola. Ciao Pinocchio. E così si conclude la storia di questo strano burattino. Ora che era diventato un bambino in carne ed ossa, il suo sogno si era avverato. Finalmente poteva andare a scuola e fare onore a se stesso e a Geppetto. Colui che aveva riposto tante speranze in quel bel burattino, che avrebbe dovuto essere il bastone della sua vecchiaia e che adesso poteva esserlo per davvero. Speriamo che vi sia piaciuto. Adesso presentiamo i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte, a cominciare da Viola Vezzini e Sara Colossi. Mattia Morrica, Davide Gelfi e Samuele Garatti. Filippo Regno, Samuele Cortesi e Marco Colossi.
Francesco Cherubini e Tommaso Gipponi. Soraya Luperon e Matilde Bini. Emma Gallo e Cristian Zampedri. Francesco Ionescu e Federico Vincenzi. Lorenzo Vezzini e Emanuele Ardesi. Matilde Sartori, Serena Rania e Mia Bornati. Hanno contribuito ad allestire le scene e li ringraziamo: Gabriele Giordano, Luca Iovino, Melinda Lebro, Davide Rossini e Daniele Cimarani. Ringraziamo anche Federico Gipponi, Giorgio Geonu e Davide Zani, che non sono stati presenti stasera, ma hanno comunque fatto parte delle prove, hanno provato e sono impegnati. E adesso vi chiedo un applauso per la nostra costumista Anna Maria Ferlucci. Per il nostro pianista Davide Magnani. E per gli educatori Stefano Fidotta, Andrea Bravin, Sara Richiedei, Simone Gamba, Simone Borghieri e Nicolò Bernardelli.
B, C. Poverino, l'ho visto prima fuori di casa a maniche di camicia che tremava dal freddo. Ma queste, signori, sono 5 monete d'oro. E questa? L'ho venduta. E perché l'hai venduta? Perché avevo caldo. Grazie, babbo. Ciao, adesso vado. Sono babbo laggiù che non trova più il figliolo. E adesso vuole andare a cercarlo al di là del mare. Ma quello è il mio babbo, babbo. Me lo potresti leggere tu? Io so leggere solo alcune lettere, comunque c'è scritto tablet. Ma tu hai la febbre. Le do la medicina, per favore. Subito, signora Fata. Ah no, perché... No, dai, Davide, non puoi raccogliere.